Ho avuto la fortuna e la responsabilità di interpretare non tanto un campione del mondo, ma un ragazzo di 40 anni che è qui accanto a me. E per un attore è un unicum poter stare sul set ogni giorno quando Nicola dava lo stop, io, con tutto che è stato il nostro grandissimo direttore d'orchestra, il mio primo sguardo andava a lui. L'avevo lì, interpretavo. Ora lo sai, ma l'avevo lì, cioè per un attore è incredibile, cioè avere il personaggio che interpreti a mezzo metro, quindi alcune volte lo vedevo commosso, lo vedevo arrabbiato con me e quindi quella è stata una grandissima fortuna, una grande responsabilità raccontare questa storia. Oltre a una storia di sport, quindi c'è stata una fatica, io sono partito principalmente dal corpo, volevo capire che cosa significava andare a letto la notte, dormire con le ossa rotte e quindi mi allenavo per mesi, mi sono allenato con Paolo correndo la mattina col suo preparatore perché si preparava per il campionato italiano, e abbiamo lavorato al CONI, quindi io per un po' di mesi mi sono sentito uno di loro, cioè un campione olimpico, poi finito il film si è infranto un sogno perché non ce la faccio, ma a parte questo... Per me ringrazio veramente chi mi ha dato la possibilità di fare questo film perché il tema centrale è stata la caduta. La caduta, cosa significa cadere? E Paolo mi ha detto una frase, posso tanto, se non la dico oggi non la dico più, che nella vita si cade, ma non è vero che ci si rialza. E questa è la cosa secondo me interessante. A volte si rimane a terra e si guarda il mondo da una prospettiva diversa. Poi arriverà il punto, il momento, una mano tesa che ti tirerà su. E questo film mi auguro che possano vederlo tanti ragazzi perché in una società performativa come la nostra, digitale, dove mostriamo una vita che non esiste sostanzialmente, invece è ora di riappropriarci delle nostre cadute. Logicamente ci sono dei termini di paragone, stiamo parlando di una malattia importante, però chi guarda il film è giusto che ognuno porti la propria caduta, no? Può essere una caduta scolastica, una caduta familiare, una caduta amorosa, ognuno ha le proprie. E quindi riappropriarci della caduta, dell'inciampo, come c'era una volta in America, sono inciampato, e non bisogna averne vergogna, anzi, non bisogna raccontarle agli altri e non spettacolarizzarle, che è proprio una cosa molto diversa. E quindi io grazie a questo film ho anche ricentrato un po' la mia vita, sono molte, ne ho fatte tante conferenze stampa per fortuna in questi anni, questa volta per me è molto faticoso perché sono molto emozionato, perché c'è Paolo, c'è stato un lavoro emotivo e fisico veramente importante e poi qui con me ho trovato vabbè, un papà e un dentro e fuori il film e il nostro rapporto è interessantissimo perché è un rapporto d'amore ma conflittuale. E quindi da questo conflitto poi parte anche quest'amore che trae nel film. E l'ultima cosa, questa è la Sicilia che mi rappresenta, ma non una Sicilia diversa, attenzione, è la Sicilia. La Sicilia fatta di storie di riscatto, di sacrificio, perché c'è un lavoro dietro dove qualcuno finalmente riconosce il sacrificio che hai fatto e rincorre un sogno, un sacrificio, e non rincorre di essere riconosciuto, ma ti riconoscono un lavoro. Perché io non voglio fare per carità polemica, però devo dirlo, nel 2023 da siciliano, non da attore, da spettatore, sono stanco di vedere rappresentata la mia terra ancora nel 2023 con picciotti, piccioli e traditori. Basta. Cioè, basta proprio. Matteo da pessimo, scorretto, nel senso che al primo Ma match che io abbiamo 2 ore a dire fatto. Paolo Pizzo, a parlare di te, emozionato, cioè, una cosa. No, no, si è talmente applicato, ora la dico bene, più etica, che al primo match che abbiamo fatto, giusto per fargli provare a indossare la maschera, la divisa, io ero in preparazione dei campionati italiani, la prima stoccata me l'ha messa, io non volevo regalargliela, e lì ha cominciato 5 minuti di baraonda, di giro di campo, e non abbiamo potuto più lavorare perché era Ho il super video. esaltato. Detto questo, ovviamente ringraziamenti doverosi a Rai Fiction, Anele, Gloria, aeronautica militare che mi ha insegnato a volare sopra gli ostacoli della vita, il CONI che oggi rappresento, ma ora insomma è un discorso infinito, la Federscherma che mi ha messo in pedana, la mia famiglia che mi ha insegnato ogni giorno cosa significa lottare sul campo. E poi vi porto un po' con me in un minuto per farvi capire cosa significa
vedere un film fatto su di te è una cosa difficilmente raccontabile, però ci provo. Sostanzialmente credo di essere abbastanza maturo, pensavo di essere abbastanza maturo per non emozionarmi più. Il libro, già da cui è partito tutto, con Maurizio, è stato qualcosa che mi ha aiutato a rivivere dei momenti profondi. Tutti abbiamo delle cicatrici, quello che ha detto Alessio, e non sempre si è capaci di lavarle via o di passare oltre. Questo è vero, col libro ho scoperto una parte di me che tenevo nascosta. Quanto quella malattia, quel bisturi mi ha intaccato profondamente, è una paura che chi sta vivendo, chi ha vissuto malattie come simili a quella mia, anche se ne esci bene, probabilmente ti lascia più insicuro, più traballante, anche sul podio più alto del mondo. C'è qualcosa in te che non è ancora e non sarà mai messo a posto. Ecco, il libro mi ha aiutato, il film ancora di più, è stata l'ennesima liberazione per me, forse quella definitiva. Signore e signori, vedere i tuoi palchi più belli, dove hai conquistato quello che sei, perché poi nasco sportivo, morirò sportivo, l'essenza più alta del mio essere, la vittoria più grande creata da ognuno degli attori qui presenti, poi due parole le devo spendere su chi è seduto qui accanto a me, solo due, però tutti voi siete stati incredibili. La mia ossessione non fissa di essere perfezionista, dalla regia ai ragazzi Lorenzo e Elisa che mi sopportano fino a ieri, cioè, ci stiamo massacrando di perfezione, e il risultato del film è questo, vedrete. Io l'ho visto due volte, tre volte forse, perché era una bozza, no? Una hai dormito, vabbè. Una piangendo in una maniera senza freni. E adesso vengo a voi due un attimo, me lo permettete. È particolare avere, mi sento molto fortunato, e lo sono sempre stato sicuramente, come quando devi vincere un mondiale, devi tirare per un campionato del mondo, quindi gareggiare, e magari ti capita un accoppiamento un po' più semplice perché quello fortissimo, imbattibile, perde prima. Ecco, quindi delle combinazioni mi capitano fortuite, e questi due signori più tutti gli altri seduti lì e le signore che hanno fatto un team capace di rappresentare con la regia e la produzione in una maniera esemplare tutto quello che sono stato. Sono uno ostinato convinto di portare dei valori enormi, e che grazie al film finalmente hanno una riconoscibilità che può essere presa da tutti gli italiani, qualcosa che ancora devo realizzare, ma ne vado veramente tanto fiero. Come dice il mio maestro Proietti, che diceva: io non penso mai di essere abbastanza, forse per questo che inseguiamo sempre qualcosa in più, ma non come traguardo, come voglia di lavorare, di studiare, di allenarsi. E io ringrazio sia la Rai e Gloria, perché è un doppio regalo. Poi le cose nella vita sono legate. Io ero qua per più o meno la stagione scorsa, insomma, per a muso duro le Paralimpiadi, il professor Maglio, le Paralimpiadi che nascono in Italia per volontà del professor Maglio. Quello già per me era un regalo incredibile. Mio padre per alcuni anni ha fatto il medico lì alla Santa Lucia. Il film mi fa un regalo, perché neanche va in onda il promo e la mia agente Chiara mi chiama e dice: guarda, Gloria Giorgiana ha visto il promo, ti vuole per un film. Io ho risposto: fagli vedere il primer film, che magari ci ripensa. Dico che il promo magari è un concentrato di cose simpatiche. Purtroppo per lei non ci ha ripensato neanche la Rai dopo quel film là. E per dirvi quanto sono vecchio, quindi insomma anche il ruolo di papà, io lavoravo col papà di Nicola, quindi c'è proprio un giro familiare. Io lavoravo con Giacomo, poi Nicola veniva sul set da ragazzo, poi te lo ritrovi, quindi il piacere di essere testimone di vite, di carriere che vanno avanti. Nelle giornate in cui c'erano tutti i Pizzo, veri e finti, piccoli, grandi, non sapevo chi abbraccia prima, perché arrivava papà vero, mi autoabbracciavo. C'era Paolo, c'era Alessio, c'era Samuele, mi fia grande, mi fia piccola, mi moglie. Grazie a Dio non c'è suo amanti, e famiglia della storia. Abbraccia, se girava un'ora dopo, un giro d'abbracci, neanche il varietà, è bellissimo. Io lo dico perché, insomma, di attori ne ho visti, e adesso dico un'altra cosa, Nicola, ora che tu lo sappia, così come hai saputo che Alessio guardava prima a Paolo e poi a te, molti dicono una cosa, però rimaniamo amici uguali. Il cast è di grande livello, perché tutti, non so se Gloria, Nicola, insomma, a partire da Alessio, c'è un livello altissimo di recitazione, ma unito, e non è scontato, a un altissimo livello di intelligenza e di sensibilità umana, che fa la differenza. Io in alcune scene, l'ho detto prima nelle interviste, mi sono tirato indietro, perché come dicono quelli del rock bravi, less is more, cioè se sul palco l'altro, e Alessio l'ha fatto spesso, e Samuele in una scena straordinariamente drammatica l'ha fatto, stanno facendo un assolo straordinario, l'altro si leva, non serve sommare, se no a panna, doppia panna, ti viene mal di stomaco, ne basta una cucchiaiata di pane.
e loro hanno seminato, come dire, panna sentimentale in tutto il film. Voglio dire una cosa a Nicola, io non mi sento mai talmente pronto a questo mestiere che a 58 anni, ma lo dico per i giovani, visto che stiamo parlando di allenarsi, di non mollare mai, ero talmente preoccupato dal ruolo, non essendo padre e poi pensando di non essere mai all'altezza del mestiere che faccio, ho avuto Paolo per qualche lezione, poi naturalmente si è dedicato ad Alessio, ho avuto un maestro straordinario di scherma che è Stefano Giommoni, sono tornato ad allenarmi con lui, quindi da qualche mese state attenti perché c'è anche la spada geriatrica, e quindi mi hanno detto ci sono i master mondiali over 80, io ce ne ho 58, stiamo arrivando. Non so come ci arriveremo, ma arriveremo. E poi la spada rispetto a Fioretta e Sciapola, ho imparato anche questa, Paolo sarà orgoglioso di me, è democratica. Non c'è la ricostruzione dell'assalto, partivo prima io, venivo da destra, io l'ho pensato prima. Lì chi tira a botta, te dà, è quello, 1-0, palla al centro, ricominciamo. Democratico, perfetto. Dicevo una cosa, non mi sento mai talmente pronto, ma lo dico per i giovani, poi mi taccio, mi sono preso un maestro di recitazione. Naturalmente poi c'è Nicola sul set, poi c'è l'istinto, poi c'è la Sicilia, poi passa il gatto, poi Alessio fa una cosa straordinaria, piange, ti lascia a bocca aperta. Ma mi sono fatto un corso singolo, personale, di recitazione, per cercare di farmi trovare all'altezza di questo ruolo. E quando c'era papà Piero, ovvero sul set, a stop non era guardarlo per dire sono stato bravo, ma per dirsi, mio padre era siciliano, basta mezza parola, basta uno sguardo, non è che te ne di tanto. Se negli occhi del padre trovavo, c'era minimamente tutto il dolore, tutto l'impegno, tutto quell'amore che ci hai messo tu, minimamente, anche se sto facendo per finta, c'era? Speriamo, stasera al film, insomma, stasera ce lo diremo, il papà, insomma, ancora mi saluta, quindi c'è. Io dico, basta poi, dico che il film ha girato la retorica del guerriero. Siamo sulla pedana, soprattutto parlo da figlio di medico che poi è stato per anni malato. Noi secondo me la parola guerriero la dobbiamo usare, anzi niente, quando facciamo a carnevale ci vestiamo da indiani, che c'è la guerra io sono per la pace, e perché altrimenti sembra che il malato che non ce la fa dice ma che non ha lottato, mio padre voleva che non ce la fai. Perché Paolo io lo conosco anni prima del film? Perché viene, accetta di venire come testimonial dell'AIR, che è la ricerca contro il cancro, a dire la cosa più importante di tutte. Dice io sono campione del mondo, ma soprattutto sono campione del mondo nella vita perché mi hanno guarito, mi hanno curato. Questo è. Allora, secondo me nel film Nicola, con la sua grazia straordinaria, il suo talento, ha tolto quella. C'è il film, ci sono le lacrime, si vince, si perde, ma non c'è quello, non c'è quella retorica là. E secondo me, quando poi saliamo in pedana, e sempre guerriero, ai più giovani dobbiamo dire che non siamo solo i risultati che otteniamo. Paolo sarebbe una persona straordinaria anche da vice campione del mondo, perché si è rialzato, perché ha faticato a rialzarsi, ma non si è buttato via. Perché altrimenti ai giovani diciamo che con 1 miliardo di like siamo molto fighi, senza i like non siamo fighi. Io lo continuerò di tutta la vita. In classe mia, nella scuola di proietti, c'erano due ragazzi e una ragazza infinitamente più bravi di me. Per mille motivi la vita ti porta da un'altra parte, ma come dire, non vale meno, non siamo i risultati che otteniamo. Poi c'è il campione del mondo e tutto, lo vince addirittura nella sua città, è un film che sembra scritto da noi, invece è la sua vita che è un film, noi abbiamo, come dire, copiato la vita, l'arte per una volta ha copiato la vita, però il messaggio bello è quello, conta cosa proviamo a fare per noi e per gli altri, conta quanto ci diamo alla vita. E tutti noi, devo dire per una volta, perdonate sta stoccata, sta botta in piccola immodestia, ci siamo spesi come matti perché, come ha detto Nicola, avevamo per le mani un gioiello preziosissimo, cioè una vita, una storia straordinaria. Spero che le persone amino il film quanto l'abbiamo noi. Se anche lo amassero la metà di quello che abbiamo noi, sarebbe un grande film.